Questa mattina per la colazione, ragazze, ho deciso di fare una ricetta buonissima e super super leggera. E anche se appena vi dirò il nome del piatto che sto andando a preparare, dite come fa a essere super super leggera? Perché praticamente sto andando a fare i pancakes alla banana, due banane e due uova. Ovviamente queste sono delle porzioni che faranno uscire molti più pancakes, perché li assaggerà anche Dom questa mattina perché è a casa. E solitamente invece se volete mangiarli solamente per una persona vanno bene anche una banana e un uovo. Diciamo che vi usciranno più o meno 5-6 pancakes e penso che sia la dose giustissima per iniziare bene la giornata. Vedete, io ho aperto due banane e le ho tagliate a pezzettini relativamente piccolini, per inizierò a pigiarle tutte quante in modo che diventino pezzetti piccoli piccoli piccoli. La ricetta è così, insomma, l'ho vista su internet e appena l'ho vista ho detto finalmente un pancakes che posso mangiare senza sentirmi in colpa. E quando l'ho provato inizialmente ero un po' scettica, vi dico la verità, però ragazzi, che ve lo dico a fare, sono buonissimi. Questa mattina mi sono svegliata intorno alle 7 e un quarto, mi sono sciacquata, mi sono fatta una doccia veloce senza capelli perché li avevo lavati già ieri e adesso sono esattamente le 8:30, 8:35 e secondo me questa colazione è super super gustosa. Il risultato finale deve essere questo tipo di pappetta, vedete, un po' antiestetica e un po' anti voglia di mangiarla, ma vi assicuro che è una cosa buonissima. E dopo vado semplicemente ad aggiungere due uova al composto qui e iniziamo poi a lavorarle insieme. Voilà, il composto deve ottenere questo tipo di consistenza qui, vedete? Un po' cremoso e un po' denso. Quindi una padella antiaderente comunissima andrà veramente bene e iniziamo a farla scaldare a fuoco lento. Ovviamente, ragazzi, potete scegliere di condire i vostri pancakes nel miglior modo, nel modo che preferite, insomma. Io questa mattina ho deciso di fare veramente un po' schifo perché andrò a metterci in mezzo invece di sciroppo. Invece di sciroppo d'acero, queste cose qui, cioccolata, che comunque appesantiscono ulteriormente i pancakes, andrò a spalmarci il mio solito yogurtino amico Faye, questo qui bianco senza grassi. Io veramente ci sto troppo troppo sotto, mi fa impazzire. Comunque se sentite in sottofondo qualcosa della lavatrice, cioè quando ho qualche buco di tempo voglio sempre fare lavatrici perché io e Dom siamo in due e accumuliamo panni come se fossimo una famiglia di 5 persone. Comunque andiamo avanti. E poi ieri al supermercato ho trovato le prime fragole di stagione, yeah! Sono rimasta troppo contenta, ragazze. Queste qui sono anche belle grandi, devo dire. Vabbè, chissà che cosa ci avranno messo in mezzo, però io sono malata di fragole e quindi le mangio. Poi ci metto il mio solito miele e poi metterò un'aggiunta di questi cereali che sono la fine del mondo. E vedete, vado semplicemente a metterlo in padella. Gli cerco di dare una forma quanto più rotonda possibile, ma tanto irregolare is the way, non fa niente comunque. E vi faccio vedere la cottura del primo, in modo che potete comunque rendervi conto. Si sono cominciate a creare le prime bollicine e io adesso vado a girarlo. Questa è un'operazione critica. Voilà! Che roba che è, ragazzi! Sembra tipo una mini frittata perché non c'è né farina, né lievito, né aroma di vaniglia, non c'è assolutamente niente, però fidatevi, non sa tanto di frittata, cioè sa proprio di un pancake, se poi ovviamente tanto dipende da come lo condite, ma è comunque una colazione ottima. E niente, proseguiamo così fin quando il nostro impasto non è terminato. Questo è il risultato finale di questo capolavoro questa mattina e non ci resta che dirvi buon inizio di giornata. Praticamente che cosa ho fatto? Ho diviso ogni pancake e ci ho messo lo yogurt greco, miele, fragole e ho creato questo. Questa meraviglia, l'ottava meraviglia del mondo. Madonna, non ci saranno niente. È un vero peccato. Volevo invitare il tuo direttore alla prossima visita. Sono andata tempo fa dalla Conad,
Cioè, tempo fa, oddio, l'altro ieri sono andata a fare la spesa alla Conad e praticamente la mia attenzione è stata improvvisamente catturata da queste cose. Stavano nel reparto frigo vicino alla frutta e la verdura, insomma, e praticamente io, se voi non lo sapete, sono una patita di vellutate. Mi piace tantissimo, soprattutto la vellutata di zucca con un'aggiunta di gamberi, mi sembra. Sì, perché praticamente è una ricetta di mia madre e da quando l'ho provata mi è piaciuta talmente tanto che ogni volta che la fa gli dico: mamma, una porzione, anzi una bella porzione abbondante è mia. Ovviamente io non ho quasi il tempo di farla, anche perché vi dico la verità, non ho mai cucinato la zucca, quindi sarei anche un po' impaurita, ma comunque torniamo a noi. Ho trovato queste cosette qui e mi sono innamorata. Innamorata adesso è un parolone grande che mi è uscito improvvisamente, non so su quale base, ma comunque le ho volute provare a tutti i costi. Praticamente che cosa sono? Questa è una vellutata di zucca e di carote con crostini croccanti. C'è scritto che è 100% vegetale, è una porzione, è addirittura pronta in 2 minuti, senza glutammato, senza conservanti e addirittura è vegano. Adesso non ne ho la più pallida idea, ma comunque vi faccio vedere com'è. È fatta anche proprio con tutta la terrina, praticamente tu potresti mangiare anche qui, che poi terrina non è perché è di plastica, però è molto carina come packaging, cioè si sono attrezzati bene e comunque voglio farvi vedere com'è fatta. Qui all'interno ci sono già i crostini, poi qui sotto vedete già si vede qualcosa, togliere il coperchio, riscaldarlo e così via. Ne ho presa anche un'altra, ovviamente Claudia non contenta, ne ho presa un'altra e questa qui è la vellutata di porri e patate, sempre con crostini, sempre pronta in 2 minuti, sempre senza glutammato e così via. Non ne ho la più pallida idea, penso che... Oddio, c'è anche la mia Yankee qui. Penso che andrò di zucca e carote. Sì, penso proprio di sì. E comunque vi faccio vedere subitissimo come vado a prepararla. Intanto, se sentite un rumore particolare, è l'acqua che sta bollendo perché Dom ha deciso di fare un riso in bianco. Vedete i crostini sopra. E niente, il packaging è molto molto carino, cioè è dotato quasi di tutto alla fine, sembra proprio una terrina in terracotta. Ok, ce l'ho fatta ad aprirlo, ecco qua. Questi sono i crostini che forse penso di usare, dai, alla fine non sono malvagi malvagi. Non si presenta come una cosa molto molto invitante, però adesso andiamo a fare proprio questo passaggio. Lo vado a mettere qui. Ok, ho messo anche un filo d'olio, questo l'ho aggiunto io perché comunque l'olio dà sempre un sapore in più e dice che praticamente devo farlo cuocere per 2 minuti o anche più a fuoco lento. Allora ragazzi, mi sento molto MasterChef in questo momento perché sto per andare a fare un tocco di finezza. Vado a mettere quest'olio al peperoncino che praticamente... Oddio, ho lasciato la caverna. E lo vado a mettere qui. Wow! Questo è proprio un tocco di finezza, ragazzi. E vado a metterci poi sopra i crostini. 3, 4, ma sì, dai, abbondiamo, va. E 5, 6. E voilà! Questo è il mio piatto e buon appetito! Per la cena questa sera ho scelto di cucinare 2 bei tranci di salmone al forno. Una cosa importantissima, ragazzi, è che la spina per quanto riguarda il salmone va tolta una volta che è cotto, quindi non prima di metterlo in forno, altrimenti rischiate che tutto questo bel pezzo di salmone, che è bellissimo, si disintegri praticamente in forno. È semplicissimo poi togliere la spina perché è una, vedete, questa qui bianca. Andrò a cospargere di questi semi di papavero. Adesso non so voi ragazzi, ma io ne vado letteralmente matta, cioè mi piacciono da morire e non farò altro che andarli a ricoprire sia sopra, quindi qui, che sotto. Potete acquistare ovunque, in qualsiasi tipo di supermercato. Io praticamente avrete visto che indosso i guanti in lattice, cioè li indosso perché onestamente non mi piace la puzza di pesce sulle mani. Io purtroppo ho un tipo di pelle che, da quello che ho capito, assorbe molto gli odori, quindi per forza di cose metto i guanti in modo che comunque, una volta tolti, la puzza non ci sia più. Vado ad affiancare al mio salmone broccoletti e, per l'appunto, cavolfiore, di cui io vado semplicemente matta, metterne un pochino qui in modo che dopo posso impanare per bene bene.
il salmone, ok, penso che possano bastare. Vado a mettere un po' di olio al limone, è un olio che produce Dom tramite la sua azienda, che per l'appunto è azienda agricola Villa Alta, e fanno tutti questi oli particolari, fanno l'olio al peperoncino che è buonissimo, l'olio al limone e l'olio al rosmarino, oltre a fare per l'appunto quello classico. E niente, io ci sto sottissimo per questo tipo di olio. Vado a metterne un po' su tutti e due i tranci, in modo che i semi di papavero possano per l'appunto aderire al meglio. Poi inizio il mio procedimento. Adesso sparpagliamoli un po'. Ecco, lo sapevo che mi si attaccava. Oh wow. Vedete, io già l'ho preparata su una teglia con carta da forno, in modo che poi lo posso andare a cuocere. E voilà! Nel frattempo, vedete, ho portato all'ebollizione l'acqua e vado a far cuocere. Ah, oddio! Vado a far cuocere i miei broccoletti e cavolfiori. Questi ci impiegheranno più o meno un quarto d'ora, perché io li voglio belli morbidi, che poi vedete ho già preparato l'altra padella, andrò a far saltare per l'appunto con un filo d'olio. Una volta cotto il broccolo e il cavolfiore, vado poi a travasarlo qui nella pentola a fianco e inizio a farlo saltare. Alla fine non ne volevo tanta come contorno, perché come avete potuto vedere comunque i tranci di salmone sono belli grandi, quindi volevo semplicemente un accenno di verdura giusto per non cenare senza. Ho fatto cuocere i miei tranci di salmone a 180 gradi nel forno per una ventina di minuti, 30 minuti, e il risultato è questo qui. Non vedo l'ora di mangiarlo accompagnato dalle mie verdurine, e buon appetito!